beccati nel backstage. Ma se Zelig Time invece fosse un piatto, una pietanza, cosa sarebbe? Sì, ma non si parla con la bocca piena però. La cassola. Un piatto ricco, ma un piatto anche dove ti puoi divertire con gli amici. Un piatto di cinghia di rata, buonissimo. Ma se Zelig Time fosse un piatto? La frittata e i carciofi, buona. Dopo che ci hai mangiato la frittata non vuoi più. Per te cosa sarebbe? La puttanesca. È autobiografico così. Ma no. Le lasagne, perché piacciono a tutti, come la pizza e la matriciana, anche se i dolci non sono male, e un pollo arrosto, dai. Posso avere un amaro io? La pizza. Perché proprio la pizza? La puoi dividere con gli amici, puoi gustarla in compagnia, quindi, no? Come una puntata di Zelig, quella è la Time, quella. Se Zelig Time fosse un piatto, una Macedonia. Una Macedonia? E perché una Macedonia? Perché c'è tanti frutti di tutti i gusti. E tu che gusto sei? La banana. Le melanzane alla parmigiana. Con due G. Ma con una? No, perché ne. Però dipende da quanto parmigiano metti. Poco parmigiano? Una G. Tanto parmigiano? 3 G. Se metti il pecorino sono melanzane alla? Pecorina. Con Emanuela Bollani. Rustisciada, un piatto tipico milanese che nessuno fa più, a base di frattaglie. Noi siamo delle frattaglie? Siamo scarti resi buoni da ricette fatte bene. E il pollo alla livornese, perché è Zelig, nasce a Livorno, come tutti sanno. Chi lo sa? Tutti gli italiani sanno che Zelig nasce a Livorno, e quindi io prendo ispirazione con la ricetta tipica di Livorno, è il pollo alla livornese, e quindi Zelig nasce a Livorno, niente. Pollo livornese, Zelig, non c'entra, non li crede, non li crede. Beccati nel backstage, porca puttana. Triangolo no. Non l'avevo considerato, quindi lui fuori dalle palle. Grazie Dio. Prego. Beccati nel backstage. Silvio Cavallo. Fausto Solidoro, queste due teste in una sola trasmissione, è possibile? Sì, è possibile solo qui e su Medicina 33. Beccati nel backstage! Andiamo a vedere com'è il pubblico, com'è? Casa com'è? Casa tante. Signora, si sieda. Il bambino. A dormire. Dopo carosello. Sono anziano. Beccati nel backstage. Dove? Backstage vuol dire nei camerini, dietro le quinte. C'è tanta preparazione dietro i pezzi dei comici. Vedete Max Sangioni come si sta preparando. Sta facendo harakiri addirittura. Niente lasciato al caso. Cioè io lo lascerei a casa. Ma lui invece non lascia niente al caso. Fiore nei capelli sì, fiore nei capelli no, c'è tensione nei camerini per la mise di Ippolita Baldini. Lo scopriremo solo tra poco quando inizia possiamo la puntata. Possiamo parlarne dopo, un momento. Okay, no, stiamo cercando di ragionare su una cosa. Beccati nel backstage. A chi consigli stasera la visione di Zelig Time? A tutti coloro che stanno mangiando una caramella come me, perché Zelig Time è dolce e frizzante come questa caramella. Ricomincia Zelig Time tra pochissimo. Tra pochissimo, mi raccomando. Consigliato a qua, tutti quanti voi tutto. Che state seguendo, non però cambiate se canale, chi cambia canale è un burfaldino. Basta.